Ritrovati in nuova edizione di Caffè TV 24, le news. Ovviamente parliamo di eh, cronaca. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno condotto un'articolata attività di controllo a carattere trasversale nei confronti di una villa di interesse storico a Gambellara in occasione di una festa nuziale. All'esito della quale sono stati scoperti sette lavoratori in nero e uno irregolare tra il personale impiegato nella realizzazione dell'evento, con conseguenti loro di una sanzione amministrativa di 75.000 euro. Dal controllo delle fiamme gialle della compagnia di Arzignano è emerso l'impiego da parte di una impresa con sede in via Val Liona eh, ed esercente un'attività di ristorazione con somministrazione. Sette lavoratori in nero impiegati come personale di sala. Ancora avevano dichiarato gli stessi dipendenti di essere dipendenti anche di un'altra società al controllo, una società di Vicenza attiva nel campo della ristorazione e risultata successivamente totalmente estranea alla vicenda. Localizzato e recuperato purtroppo dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del lago di Santa Croce, nella provincia di Belluno, il corpo privo di vita di Walter Locatello, il vigile del fuoco scomparso il 2 novembre scorso. I colleghi del comando di Belluno, insieme al comandante Antonio Dal Gallo, esprimono profondo cordoglio e si stringono in un abbraccio al piccolo figlio Martino, alla compagna, ai genitori e agli amici tutti. Inquietanti segnalazioni da infiltrazione mafiosa in Veneto che continuano ad emergere mettendo in luce il potenziale fallimento delle azioni dell'Osservatorio regionale antimafia nell'adempimento del suo compito cruciale di prevenire e contrastare la criminalità organizzata nella nostra regione. Che fine ha fatto l'attività dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza insediato nel luglio del 2021? proprio a Palazzo Ferrofini. L'osservatorio dovrebbe predisporre annualmente una relazione della propria attività sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale del Veneto e trasmessa poi alla Giunta regionale. Qual è il contenuto esatto delle relazioni per gli anni 2021 e 2022? Secondo la Guardia di Finanza Veneta assistiamo ad una distribuzione variegata delle organizzazioni mafiose tra Padova, Verona, Vicenza e Rovigo. La criminalità pugliese e quella campana sembra attiva principalmente nel settore. Settore degli stupefacenti e del riciclaggio. Tra le mafie di matrice etnica prevalgono quella albanese, quindi quella nigeriana, rumena e bulgara. Oggi in Consiglio Regionale Veneto abbiamo votato la nomina di tre consiglieri di amministrazione della società in house Veneto Sviluppo, tre i professionisti di provata esperienza, ma tre uomini di una lista presentata nell'aprile del 2022 in base allo statuto vigente di Veneto Sviluppo dovrebbe essere assicurata la rappresentanza di genere. Il Consiglio regionale invece ha nominato tre uomini. Ho i dubbi sulla legittimità di un tale Consiglio di amministrazione. Facciamo grandi discorsi sulla parità di genere, ma quando è il momento ce ne praticamente ce ne dimentichiamo. È giusto? Io credo di no. A dirlo, il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale del Veneto Arturo Lorenzoni Proseguono i lavori di manutenzione del ponte di Volta Barozzo a Padova da domani. Per cinque notti si effettuerà infatti un intervento di sostituzione dei giunti del ponte che va a completare quelli già realizzati ancora un mese fa. Proprio per minimizzare i disagi alla circolazione i lavori saranno effettuati durante la notte e il doppio senso di marcia verrà in ogni caso mantenuto. La forte sollecitazione messa sul tavolo dalla Regione Veneto per colmare urgentemente il vuoto di servizi sanitari nel quartiere Armistizio a Padova sta sortendo i suoi effetti positivi. A dirlo le consigliere regionali Vanessa Camani ed Elena Ostanel. Dopo l'interrogazione presentata lo scorso giugno, ricorda la Camani, con la quale abbiamo denunciato l'inaccettabile situazione in cui si trovava un'intera zona di una delle più importanti eh, in città della nostra regione abbiamo assistito ad una svolta il medico di famiglia è andato in pensione è stato sostituito ed ora dalla risposta alla interrogazione arrivata oggi in aula si aprono spiragli importanti anche per il centro prelievo dell'OIC. È in corso una trattativa per la riapertura. Un obiettivo che va raggiunto prima possibile riguardo il quale continuerò a monitorare la situazione. Da parte sua, dice ancora la consigliera Ostanel, evidenzia che la penuria di medici di famiglia per pensionamenti o mancanza di nuovi specializzati. E le lacune sempre più frequenti della medicina territoriale sono le sfide che la nostra regione deve affrontare e vincere subito per preservare il diritto alla salute dei cittadini veneti. Subito significa che non bisogna rinviare di mesi la riapertura del centro per lievi. Una buona notizia che diventerà ottima soltanto se non si lascerà passare troppo tempo per riattivare questo prezioso servizio. Ancora la cronaca. Nei tre anni di questa legislatura, il presidente Zaia brilla per assenteismo. Le sue presenze in consiglio regionale si contano sulle dita di una mano. Come se non bastasse, Zaia dimostra tutto il suo disprezzo per questo luogo istituzionale di cui fa parte, convocando puntualmente le proprie conferenze stampa in coincidenza con i lavori dell'Aula in consiglio regionale. Un atteggiamento che si detiene essere inaccettabile. Evidentemente il Presidente della Regione considera Palazzo Ferrofini utile soltanto quando gli serve fare qualche comparsata mediatica, per il resto in, modo, in maniera istituzionale grave l'Assemblea legislativa e rappresentativa dei Veneti che è da lui considerata meno di zero. A dirlo il capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani. Migliorare il decoro urbano, garantire una maggiore fruibilità delle attrezzature e impedire conferimenti di materiali non conformi, migliorando le percentuali di raccolta differenziata. Sono questi gli obiettivi di, eh, di questo completo restyling delle isole ecologiche a Cadoneghe, in provincia di Padova, 10 aree per il conferimento dei rifiuti degli utenti che non usufruiscono del servizio porta a porta, che saranno completamente ripensate con nuove attrezzature e nuovi. Allestimenti. Il tutto anche grazie ad un finanziamento di un milione di euro derivante dal PNRR ottenuto da Eitra con la collaborazione del bacino Brenta per i rifiuti. Si tratta del secondo step di una riorganizzazione e riqualificazione del servizio rifiuti iniziata nel 2021 che ha visto come prima fase l'estensione del servizio porta a porta a nuove aree di Cadoneghe. E parliamo del super bonus 110% per la manutenzione delle case ATER. Ci si chiede perché a Venezia no e nel resto del Veneto invece sì. A chiederlo è Derica Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, attraverso un'interrogazione e una risposta scritta nei confronti della giunta di Palazzo Balbi presentata il 25 maggio e discussa proprio questa mattina in aula. L'assessore Corazzari spiega la consigliera ha adotto i motivi secondo i quali l'Ater di Venezia non avrebbe richiesto di accedere ai benefici della misura prevista dal governo Conte ma non è stato convincente le ragioni adotte dai tempi ristretti alle interpretazioni non univoche dalle parti comuni degli edifici allo sconto in fattura valgono anche per le altre realtà provinciali anche invece, che invece hanno attinto a piene mani proprio dal super bonus ad esempio l'Ater di Pado Spiega la Baldin, ha investito 191 milioni di euro per risanare 57 abitazioni. Così a Verona per 24 alloggi, a Rovigo per 13, a Treviso per 12 e a Vicenza per 5 alloggi. Solo Venezia e Belluno si sono fatte chiamare fuori, continua la Baldin, e il fatto è del tutto inspiegabile. È stata presentata oggi la 41 edizione della Mostra Internazionale dell'Illustrazione per l'infanzia, le immagini della fantasia che sarà ospitata a Sarmede in provincia di Treviso da sabato 18 novembre a domenica 18 febbraio 2024. La Fondazione Stefan Zavrel, che cura la mostra, ha da sempre ritenuto l'illustrazione un formidabile strumento di libertà e di crescita. Quest'anno il tema guida e filo conduttore della mostra sarà e confini per disegnare un mondo aperto senza limiti geografici o culturali in sintonia proprio con il pensiero di Stefan Zavrel, un uomo alla ricerca della libertà in fuga per questo dalla Praga del 1968. La quarantunesima edizione curata da Gabriel Pacchino Pacheco è costituita da 350 opere realizzate da 28 illustratori provenienti da 15 paesi. Il percorso espositivo della mostra si compone poi di altre sezioni. È diventata una realtà importante per tutta la nostra comunità, e ancor più in questi anni un po' di disorientamento col covid, le guerre dopo. Quindi, essendo un punto di riferimento per quella che è l'editoria rivolta ai bambini, parliamo proprio di fiabe. E le fiabe ci aiutano un attimo ad estraniarci da quelli che sono i problemi della realtà e parlo per noi adulti, non solo per i bambini. Servono per mettere insieme le famiglie, quindi i genitori e i bambini che vengono a visitare la mostra e l'esposizione insieme ma come ogni anno vengono trattate anche delle tematiche particolari attraverso appunto delle fiabe che consentono di eh, inquadrare e vedere il mondo anche con occhi diversi come ho detto anche prima nella conferenza stampa. Quindi, il segreto di, questa, di questo progetto culturale, perché di questo stiamo parlando, è proprio quello di continuare ad innovarsi per restare al passo con i tempi, senza perdere mai comunque il punto di riferimento che, è, che sono i bambini. La nascita di questa mostra è, risale addirittura agli anni 1983, quindi, abbiamo 41 anni di storia e il traino internazionale è stato necessario per poter effettivamente dare un prodotto di qualità, perché se non ti confronti con gli altri, se non ti apri agli altri, difficilmente riesci in qualche maniera a avere dei prodotti dal punto di vista artistico di alta qualità. È stato un lavoro a lungo molto pesante perché effettivamente c'era un intero paese che collaborava con questo artista cieco e che eh, aiutava anche una comunità. Una comunità di artisti che si era creata attorno a questi profughi cecoslovacchi che sono emigrati nel 68 e che ha visto anche la partecipazione di artisti importanti, di persone importanti a Sarmede, come la moglie di Havel, presidente Havel, come il ministro, futuro ministro della cultura della Repubblica Ceca, pa Pavel Landowski. Insomma, eravamo diciamo, in una situazione astrale importantissima, prima dell'Unione Europea e con una gran voglia di tornare a vedere un'Europa più libera e non divisa in due blocchi. La Fondazione, oltre alla mostra internazionale, ha creato una scuola di illustrazione che è, non voglio vantarci di, di questo, però è la prima scuola internazionale di illustrazione creata in Italia sull'albo illustrato. E a questa scuola internazionale di illustrazione è stata frequentata da circa... 500 studenti all'anno in presenza e ora anche online e eh, si avvale di un sistema che secondo me è antico ed è adatto soprattutto in Italia, è la bottega dell'arte, cioè noi chiamiamo i migliori professori. Di illustrazione di arte, anche dall'estero, dalla Spagna, dalla, da altre nazioni, dalla Francia, soprattutto anche. E li facciamo, diciamo, immergere assieme a 15-20 studenti per 6-7 giorni, quindi 7-8 ore al giorno. Questo si tratta di emulare un po' la storia, la, 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 la bottega dell'arte del, del passato. Poi è nato anche la. L'attività La, diciamo, di mostri itineranti sono state più di 500 le mostre itineranti nel mondo e, nel, e in Italia, sommate a quelle del 41 della, della mostra internazionale di illustrazione, tra cui anche sedi prestigiose come il Museo Reina Sofia a Madrid, il Saint Pompidou a Parigi, siamo stati a, a Xi'an in Cina, in sostanza poi a Istanbul e quindi. Questa mostra è diventata internazionale e questa è la parola magica, aprirsi. In questo momento soprattutto bisogna aprirsi e riuscire a, a comunicare queste cose a livello culturale può essere importante anche per una crescita comune. C'è una mostra che diventa manifestazione culturale divisa in quattro sezioni e due presenze. Abbiamo un ospite d'onore, un, una sezione di panorama e una sezione eh, pedagogica collegata al tema. Entrambi hanno un filo conduttore che è il tema di quest'anno, che è eh, Orizzonte e confini. Eh, è una riflessione eh, collegata alla forma come gli artisti e la letteratura, eh, soprattutto l'illustrazione infantile, ha riflettuto sui confini sempre collegato al eh, il porvenire, cioè invece di pensare in una geografia limitata, si pensa ai confini o una perimetrazione collegata sempre a quello che posso fare o quello che posso andare oltre. Da lì il binomio eh, confini-orizzonte, perché sempre c'è un qualcosa da andare avanti eh, quando io inizio a eh, delineare eh, i miei perimetri. Sono testi classici come eh, Pinocchio, come Gulliver, eh, come eh, Icaro, che parlano un po' su questo tema e che gli artisti ci fanno scoprire in una forma diversa attraverso le metafore, attraverso il suo arte. Una popolazione sempre più anziana e di conseguenza sempre più fragile. Anche il Veneto, come il Trentino Alto Adige, subiscono le dinamiche demografiche che si registrano anche nel resto d'Italia. In un contesto di luci rappresentate dal crescente numero di ultra novantenni, duemila in più ogni anno, e dal prolungamento dell'aspettativa di vita, 81 anni per gli uomini e 85 per le donne in Veneto, 81,5 per gli uomini e 86 per le donne in Trentino. Alto Adige. in lieve aumento rispetto alla media nazionale e l'ombra dell'esplosione esponenziale dei problemi di salute e dalla cronicità portano spesso alla non autosufficienza. Ad accendere i riflettori sui problemi legati all'aumento della fragilità sono i geriatri della sezione Triveneto della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria che hanno fatto il punto sull'assistenza agli anziani nell'ultimo congresso regionale appena conclusosi proprio a Padova. Nel Veneto sono circa 1,5 milioni gli over 65 e di questi più di 600 mila è affetto da due o più malattie croniche come demenza, diabete, Parkinson, insufficienza renale. Il Trentino Alto Adige sono circa 230.000 over 65 con il 66% di over 75 che soffre di due o più malattie croniche. Parliamo adesso di arte, dal 4 al 12 novembre a Piazzola sul Brenta arriva l'antica fiera di San Martino, ovviamente organizzata dal locale Proloco Tradizione, e grande festa del territorio che si rinnova ogni anno in questo periodo. Vediamo. A Piazzola ritorna la fiera di San Martino, un appuntamento imperdibile. Assolutamente imperdibile, io lo ricordo, insomma, 50 anni fa da bambino, le mie prime fiere. È una tradizione, è un appuntamento fisso. Eh, qui trovo e troverò in questi giorni gli amici delle elementari, delle medie, che magari si sono sposati e sono andati ad abitare altrove, ma un piazzolese non manca a San Martino. Si prende un giorno di ferie e lo passa qua. Tantissimi eventi dal 4 al 12 novembre. Molto, una settimana ricca e spero anche che il tempo, come sembra, insomma, ci aiuterà. E è una favore insomma per Piazzola anche l'aspetto meteo, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di non saltare mai un evento in piazza, un evento pubblico per cui anche con tutti i concerti e manifestazioni. Venite a farci visita, venite a godere delle bancarelle per la città, dei locali in cui mangiare, delle cose di tradizione che si trovano solo alla Fiera di San Martino. Naturalmente ogni anno è una cosa nuova. Ogni anno è un'esperienza nuova e anche quest'anno pian piano ci siamo arrivati, siamo alla partenza e speriamo di arrivare bene. Una manifestazione importante per la cittadinanza, per i cittadini di Piazzola, ma anche per le attività commerciali e produttive. Sicuramente non solo di Piazzola, ma anche dei paesi limitrofi. Un momento di, di approfondimento, ma soprattutto di contatto con la clientela per chi fa l'espositore alla zona artigianale è un punto di incontro invece per chi viene a passare la serata con la famiglia o in compagnia al nostro stand gastronomico Saranno circa 15.000 le opere presenti alla 33 edizione di Arte Padova, la prestigiosa mostra mercato di arte moderna e contemporanea che dal 10 al 13 novembre porterà in 5 padiglioni della Fiera di Padova i segni distintivi dei più grandi artisti internazionali del Novecento. Parliamo di premi, parliamo del premio Galileo dedicato alla scienza, dal desiderio di esplorare altri pianeti anche per migliorare la vita sulla Terra, risolvere alcuni problemi di salute e di risorse energetiche e quei biomateriali studiati e inseriti nel nostro corpo per vivere meglio. Insomma, tante informazioni. Che eh, ovviamente fanno parte di questo eh, percorso. Ebbene, sono questi i temi protagonisti dei cinque libri finalisti eh, della diciassettesima edizione del premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, eccellenza padovana e appuntamento ormai consolidato a livello nazionale, promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Padova. Vediamo. L'Università di Padova, procederemo a individuare. I luoghi e eh, il modus operandi per far sì che vi sia, così come stiamo promuovendo la Urbespit-Card, che ovviamente ha un suo target di riferimento, come ricordava adesso Paolo, noi a novembre con questa operazione la parola è, è centrale nell'ambito della divulgazione scientifica. Credo che abbiamo vinto la scommessa, io ho sempre ritenuto che il premio Galileo da solo, isolato. Non dicesse niente, mi sono, ho voluto che entrasse dentro l'università. Non più il palazzo della ragione, ma nell'aula magna. Mi sembrava un atto doveroso, insomma, non ci sono medagliette che in comune o l'università devono mettere, c'è l'esigenza che i luoghi siano i più rappresentativi, i più emblematici. Qual è meglio l'Aula magna? E soprattutto mi piace. Questa collaborazione, che l'università ha declinato ulteriormente con la sua progettualità, sono ben 25 le nuove location. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra la settimana della scienza e la terza missione del nostro, del nostro Ateneo. È tutto per questa nostra edizione del giornale, vi do appuntamento come sempre alle prossime edizioni ma vi rimando anche al nostro sito www.cafetv24.it per rimanere costantemente aggiornati.